Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale di Tenorshare. In questo video vedremo tre metodi per risolvere il problema di iPhone bloccato sulla schermata della mela. Intanto vedremo come utilizzare anche ReiBoot, un programma di Tenorshare che permette di sbloccare iPhone. Cominciamo però con il primo metodo. Riavvio forzato, proviamo a riavviare l'iPhone tenendo premuto brevemente il tasto del volume su, il tasto del volume giù e poi il tasto laterale finché iPhone non si riavvierà. Se tutto va a buon fine, iPhone uscirà dalla schermata della mela e sarà di nuovo utilizzabile. La prima cosa che dobbiamo fare è aprire il sito di Tenorshare, andare sulla pagina di ReiBoot, in questo caso ReiBoot per Mac, e scaricarlo tramite il pulsante Compra ora oppure Download gratis. Intanto vediamo che cosa fa questo programma. Tenorshare ReiBoot è in grado di risolvere più di 150 problemi del sistema iOS, come il logo bloccato sulla Apple, lo schermo che non si accende, inserire il dispositivo in modalità di recupero e via dicendo. Possiamo utilizzare questo programma sia per iPad che per iPhone. Quindi, una volta fatto ciò, scarichiamo il programma e apriamolo. Installiamolo. Facciamo clic su Inizia, selezioniamo la riparazione standard e diamo il via alla riparazione standard. Qui dovremo mettere il dispositivo in modalità di recupero seguendo le istruzioni, quindi premere brevemente il tasto del volume su, poi il tasto del volume giù e tenere premuto il tasto laterale finché iPhone non si riavvia. Continuiamo a tenere premuto il tasto laterale mentre compare il simbolo della mela. A questo punto iPhone dovrebbe entrare in modalità di recupero mostrando questo simbolo. ReiBoot riconoscerà iPhone, inizierà lo scaricamento del firmware che quindi verrà installato su iPhone, dopodiché avviamo la riparazione che durerà qualche minuto. Al termine della riparazione saremo in grado di utilizzare iPhone esattamente come prima senza avere perso i dati. Infine, se queste procedure non avessero funzionato, possiamo collegare il nostro iPhone al nostro computer e provare a ripristinarlo tramite iTunes. Colleghiamo iPhone al computer, apriamo iTunes e iniziamo la procedura di ripristino per lo scaricamento del firmware e la reinstallazione del sistema operativo su iPhone. Possiamo poi ripristinare il nostro iPhone tramite un backup qualora l'avessimo effettuato su il computer o su iCloud. Per acquistare ReiBoot e non fermarsi alla versione di prova potete visitare il sito che vi lascio qua sotto in descrizione. Abbiamo a disposizione diverse licenze, quella da un mese, quella da un anno e la licenza a vita. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi al canale, a presto!